I volti stanchi, segnati da una disperazione composta, le brandine dentro la stazione, le file ordinate, con uno zaino o un sacchetto di plastica fra le mani, con dentro tutto quello che è rimasto loro dopo che la guerra è arrivata a bussare alle porte ed è entrata nella loro città. Questo hanno raccontato in 45 immagini tre fotografi vogheresi, Alessandro Traversa, Fabio Salmoirago e Francesco Bruciamonti, partiti a seguito di una spedizione umanitaria alla volta del confine ucraino. La mostra, allestita alla Sala Pagano di Voghera con il patrocinio del comune, si è conclusa domenica e grazie ad essa sono stati raccolti altri fondi con cui le associazioni Voghera Oltrepò Solidale e City Angels continueranno ad offrire sostegno alla gente rimasta nel paese in guerra e alle famiglie che continuano ad arrivare in provincia di Pavia. Alla luce dei due anni di lockdown, di limitazioni, finalmente si poteva fare qualcosa e questa cosa ci ha spinto a muoverci e ad andare e provare a fare questa serie di scatti, anche con l'idea di portare a casa un racconto che poi servisse a raccogliere fondi per le associazioni come VOS e il City Angel di Voghera. All'interno della stazione non c'è fretta, non c'è gente che corre, non c'è gente che grida, è tutto molto quasi ovattato ed emerge una dignità enorme di queste persone. Mi ha colpito molto la disperazione sulla faccia di queste persone, ma contemporaneamente una grande dignità e una forza di andare avanti, di lottare contro questa guerra che gli sta togliendo tutto. Ecco, noi abbiamo visto donne con bambini, con un sacchetto di plastica e una borsina da viaggio, scappare dalle loro case. Dobbiamo ringraziare i tre protagonisti, i tre fotografi che si sono messi a disposizione sia per portare il materiale raccolto a Voghera sul confine, sia per poi portare l'esperienza fatta e il messaggio che si vive là sul confine. La cosa bella, proprio come detto, di questa mostra, dei nostri volontari, perché Fabio è un volontario di CTN, Alessandro di VOS, è stata proprio questa: unire la nostra presidente Michela Montagnoli ha unito tutte queste associazioni, in primis City Angels che sono con noi in questo viaggio, e è stato un viaggio non solo di documentazione, di reportage, ma è proprio un aiuto che noi daremo, che i ragazzi daranno con tutto il ricavato della mostra per aiutare le famiglie sul territorio e non solo, insomma anche quelle per i viaggi che continueranno a partire da Voghera, dall'Oltrepò.